tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Qui davanti a noi c'è un fantastico sacchettone tutto arcobalenoso e qui c'è la scritta Fingerlings Friendship Your Fingertips. Ragazze, è un sacchettone veramente fantastico. Adesso vediamo se riesco a farvelo vedere in qualche modo. Qui comunque, come potete vedere, ci sono le orecchiette e il cornino da unicorno e un ciuffetto di capelli tipo super arcobalenoso. Quindi ragazzi, io non ho ancora sbirciato al suo interno, lo apro e scopriamo subito che cosa troviamo. Ed ecco svelato l'arcano, ragazzi. Dentro il sacchetto ho trovato questo Fingerlings unicorno bebè ed è veramente l'amore, ragazze, veramente fantastico. Quindi il pack, come potete vedere, si presenta in questo modo: è un blister trasparente, qui c'è disegnato un fantastico arcobaleno e qui c'è scritto che il nostro unicorno bebè può emettere fino a 40 suoni. È un prodotto adatto dai 5 anni in su e le batterie sono incluse. Questo è il retro della confezione, qua c'è scritto unicorno magico, fatti conquistare dal suo battito di ciglia e dai suoi versetti, e il nome di questa unicornina in particolare è Alika ed è veramente super adorabile. Per il resto ragazzi possiamo dondolarli, accarezzarli e cullarli per farli addormentare. Le funzionalità di questo unicorno bebè penso che siano molto simili se non identiche a quelle delle scimmiette Fingerlings, ma scopriamolo subito insieme. Ed ecco qui la nostra tenerissima Alika, ragazze, io la trovo veramente fantastica. Lei, come potete vedere, è lilla, ha il suo fantastico cornino giallo, gli zoccolini rosa ed infine il ciuffetto e la coda lunga lunga tutta pastellosa e arcobalenosa. Mi piace veramente un sacco la sua espressione, la trovo veramente dolce. E come per quanto riguarda la scimmietta, qui dietro abbiamo lo speaker da dove metterà tutti i suoi versetti, qui c'è l'interruttore di accensione e infine qui dietro sulla schiena abbiamo il vano batteria. Ovviamente le zampine anteriori sono un po' più morbide rispetto al resto del corpo e questo per permettere alla nostra Alika di aggrapparsi alle nostre dita o comunque a qualsiasi altro oggetto. Ma ora ragazze, prima di accendere la nostra piccola Alika, vorrei dare un occhio con voi a queste informazioni. Come potete vedere, i Fingerlings unicorni sono disponibili in ben 3 versioni. Abbiamo l'unicornino in bianco, che trovo veramente adorabile, si chiama Gigi. Qua ci dice che adora inseguire gli arcobaleni. Poi abbiamo Gemma, che invece è in rosa e aggiunge brillantezza ad ogni giorno, ed infine abbiamo la nostra piccola Alika che porta la magia ovunque va. Qui poi ci sono alcune informazioni su come giocare con il nostro piccolo unicorno, ma incominciamo subito. Quindi giriamo l'interruttorino che ha qua sulla testolina ed ora vediamo che succede. Allora, tanto per incominciare, proviamo a battere tipo le mani una volta. Proviamo quindi a battere le mani due volte. Canta, ragazze, sta cantando e sbatte la testolina. Mio Dio, ma quanto è pucciosa! Ed ora prova a fargli un po' di carezzine sulla testolina. Oh, gli piace, guardate, sbatte gli occhietti, ma è veramente super adorabile. A questo punto proviamo a dargli anche dei... Oddio, proviamo a dargli anche qualche piccolo colpetto per vedere come reagisce. Oh, non gli piace, povera stellina. Facciamogli ancora un po' di carezzine sulla testolina. Ma è veramente un amore, ragazze, sentite che versetti, è veramente super super carina. E tra le altre cose, i suoi sensori sono molto sensibili, perché come potrete notare anche voi, basta accarezzarla dolcemente e lei interagisce con noi. E adesso proviamo a mandargli qualche bacino. Lei dovrebbe reagire emettendo dei suoni o dei rumorini. Dice di no, ragazzi, però sta cantando, non so se gradisce o meno. Riproviamoci. Oddio, che pucciosità, ragazze, ma guardate come sbatte gli occhietti. Come le scimmiette Fingerlings, poi anche questi unicornini sono piuttosto birichini, quindi adesso vi mostro come fargli fare cosucce. Quindi se proviamo a tenere la sua testolina in questo modo e a premerla verso il basso, cos'è successo? È uscita fuori una puzzetta brillantinosa, sentite?
No, adesso no, si vede che ha già dato. Va! Questo in giù possiamo fargli fare anche i ruttini, possiamo aiutare la nostra piccola unicornina a digerire. Quindi la mettiamo a testa in giù e facciamo la stessa cosa. Ok, adesso gli dà fastidio stare a testa in giù, possiamo notarlo, quindi prendiamo la sua testolina e... Oh! Ma è veramente un amore ed è anche super delicata, sentite? Ora voglio provare a fargli fare un po' di nanna, vediamo se questa volta... Ok, si addormenta. Oh, si è addormentata, ragazze, guardate, ci è voluto veramente un sacco di tempo. Ecco, si è già risvegliata, perfetto. Ma comunque si era appisolata, avrete notato che aveva gli occhietti chiusi e tipo russava. È adorabile. E quindi ragazzi, questa è la nostra tenera Alika. Fatemi sapere qual è il vostro fingerlings unicorno preferito. Io adoro il colore di questo unicorno, il suo ciuffetto e la sua criniera pastellosa. Adoro i suoi versetti super interattivi e vi ricordo che questi fingerlings unicorni sono un prodotto by Giochi Preziosi e potete trovarli in tutti i negozi di giocattoli e toy center. Ora, prima di concludere con questo video, vorrei fare incontrare alla nostra piccola Alika la nostra scimmietta Fingerlings. Chissà cosa succede tra questi due. Ecco qui anche la nostra piccola scimmietta Fingerlings. Lei è veramente una monellina. Quindi adesso è il momento delle presentazioni. Facciamoli fare un po' di versini a tutte e due, vediamo che succede. Stanno parlando, chissà cosa si stanno dicendo, Dani. No, si dicono di no, insomma, mi sa che non si stanno molto simpatici, eh? Che meraviglia, ragazzi, fatemi sapere qual è la più tenera tra le due, quindi la scimmietta e l'unicorno. Dani, fai fare una bella puzzettina alla scimmietta, vediamo chi è. Oddio, lei è proprio bella rumorosa, diciamo che la nostra unicornina è molto più delicata, sentite. Molto più delicata, ragazzi, non ce n'è, eh? E prova a battere le mani, Dani, vediamo cosa fanno. Una volta sola. Hanno reagito più o meno allo stesso modo, però Dani, adesso una sola volta, un battito. Che teneri e super pucciosi, ragazzi. Quindi mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate di questi fingerlings. Io li adoro alla follia, adoro le scimmiette, adoro gli unicornini e colgo l'occasione per ringraziare di nuovo Giochi Preziosi per questa graditissima sorpresa. Il video termina qui, ragazzi. Spero che vi sia piaciuto. Vi mando un bacione grandissimo, ve lo manda anche la piccola Alika e ci vediamo al prossimo video. Ciao!